Telespettatori della C, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 30 minuti, la nostra rubrica di approfondimenti a cura della redazione giornalistica. Siamo all'ultimo piano del Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia, il vecchio Palazzo di Giustizia, nell'ufficio del procuratore capo Mario Spagnolo. Mario Spagnolo, magistrato per anni in prima linea nella lotta all''ndrangheta, è stato coordinatore delle indagini della DDA di Catanzaro per lungo tempo, poi procuratore a Vibo Valentia. Da magistrato antimafia a magistrato a capo dell'ufficio requirente vibonese, dove per anni da anni si contraddistingue per le sue attività di contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione, a tutela dell'ambiente, a tutela della libera concorrenza e soprattutto della legalità nell'economia. Procuratore Spagnolo, il magistrato in Calabria. Chi è? È difficile dare una risposta in termini semplici a questa domanda. Chi è stato? Storicamente il magistrato in Calabria era parte dell'elite che di fatto gestiva le sorti di questo gruppo sociale. Omogeneo quindi ad una cultura che era appunto la cultura del gruppo sociale dominante. La situazione cambia per tutta una serie di riforme, l'entrata in vigore della nostra carta costituzionale che impone una rivalutazione del ruolo degli esponenti delle istituzioni in termini costituzionalmente orientati e cambia soprattutto perché cambia poi il tipo di magistrato. Fino agli anni 70-80 i magistrati che lavoravano in Calabria erano espressione dello stesso gruppo sociale, cioè erano calabresi che vincevano il concorso in magistratura e poi svolgevano tutta la carriera lì nel luogo dove erano nati. Con gli anni 90, le riforme, l'ampliamento degli organici, la Calabria viene caratterizzata da un turnover esasperato che, se dal punto di vista organizzativo è un fatto non positivo, dal punto di vista invece della cultura, è un fatto estremamente positivo perché ci si confronta non avendo alcun tipo di legami con l'ambiente. Tutto questo determina una serie di situazioni, una serie di indagini, una serie di lavori, tutti particolari. C'è una specificità del magistrato calabrese rispetto al magistrato toscano, piemontese e o ligure. Ma guardi, io penso questo, è una vecchia concezione sociologica, che ognuno è espressione dell'ambiente in cui vive, opera e interagisce, quindi il magistrato calabrese assorbe, esprime tutte le problematiche, nel bene poco e nel male molto, che questa società esprime. Più volte lei è stato nel mirino anche della criminalità organizzata, che ha malgradito alcune aggressioni, soprattutto ai patrimoni. Questo, diciamo, per andare alla storia più recente, potremmo anche andare a ritroso e diciamo, ricostruire anche altre vicende che l'hanno vista, come dire, sovraesposta alla rappresaglia, ecco, del crimine organizzato. Il magistrato in Calabria è un uomo solo? Ma non, penso di no. Penso di no perché ognuno di noi è stato in grado di formarsi una rete. E quindi una rete positiva di rapporti che sono intanto umani e poi sono di tipo istituzionale, che in alcuni casi ha funzionato, in altri casi ha funzionato un po' meno. Il magistrato solo è espressione di un fallimento. È un pizzicotto di responsabilità di questo fallimento anche del magistrato che resta solo. La politica quanto sostiene di fatto l'azione della magistratura e quanto si traduce l'azione della politica virtuosamente nelle istituzioni affinché tutte le istituzioni sostengano l'azione del magistrato?
Madonna mia, che domanda terribile. E io invece la capovolgo, nel senso che la politica, che si traduce nel momento più alto, più importante, più nobile, che è quello di rappresentare il popolo sovrano dell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, e nei confronti di questo tipo di politica la magistratura, come le altre istituzioni dello Stato, dovrebbero essere serventi, cioè dovremmo essere noi ad dare supporti, facendo il nostro lavoro, rimanendo nei nostri argini. Tutte le problematiche enormi, vissute bene o male negli ultimi 20 anni, di sovraesposizione della magistratura, sono proprio espressione di questo arretramento della politica, che dice: io sarò a servizio di no, nel gruppo sociale vibonese le istituzioni locali sono il momento più alto, noi veniamo dopo. Questo dovrebbe essere il rapporto fisiologico. Il fatto che questo rapporto sia entrato in crisi determina poi tutta una serie di problemi che lei conosce meglio di me. Eppure la magistratura sovente è stata costretta ad anticipare la politica, ad attivare un'azione di bonifica necessaria, che magari la partitocrazia, la politica stessa non è stata in grado, di perseguire. Noi non facciamo nessun tipo di bonifica, noi abbiamo un precetto che dobbiamo osservare, siamo tenuti ad osservare, che è l'obbligatorietà dell'azione penale, lo prevede il nostro legislatore costituzionale, e quindi noi, obbligatorietà dell'azione penale significa obbligo di svolgere le indagini su dei fatti reato, e di dare una risposta investigativa, nel senso di dire: questo fatto reato c'è, non c'è, andiamo avanti, ci fermiamo, sottoponendo poi tutto il nostro lavoro ad un soggetto terzo, che è appunto il giudice. Quindi se poi tutto questo rientra in una logica più complessa, non è né volontà né funzione della indagine. Se noi facciamo una indagine che poi ha delle ripercussioni sul piano istituzionale, locale o nazionale, questo è un effetto di tipo indiretto che a noi non deve e non interessa. La funzione sociale del magistrato, alla sua persona, solo a titolo d'esempio, diversi attori della società civile hanno tributato diversi riconoscimenti, pensiamo per esempio al riconoscimento che alcune associazioni le hanno dato per le sue indagini in tema di ambiente, possiamo pensare ai riconoscimenti che le sono state date dalle scuole, eccetera. Perché la società civile ha necessità di vedere nel magistrato un simbolo? Anche questa è una domanda complicata. La società moderna vive di simboli. Negli anni 60 Roland Barthes ha detto che il simbolo è il contenuto ed è poi ci sarà McLuhan a dirci che non è il contenuto del messaggio, ma il modo in cui viene proposto a rendere poi la funzione della specifica attività. La società non ha bisogno di simboli, a mio parere, la società ha bisogno di interagire con determinate persone. Io questo rapporto con la società lo intendo in termini anche in questo caso serventi, nel senso che io penso che ognuno di noi, quando ha svolto il proprio lavoro, è evidente che ha creato una serie di rapporti umani con una serie di persone, e allora deve mettere al servizio di queste persone le proprie conoscenze. Nel senso che è un mio dovere civico, oltre che una cosa a cui tengo particolarmente, è andare nelle scuole a dire che cosa fa la magistratura, in modo da consentire agli studenti di avere elementi conoscitivi che poi interverranno nel loro processo formativo. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che noi, uomini delle istituzioni, non esauriamo il nostro compito nello svolgere il nostro dovere, ma anche mettendo al servizio della gente la nostra esperienza. Poi saranno, in una società democratica, saranno i cittadini a farsi le loro opinioni, ma noi abbiamo il dovere di interagire con loro. Fermo restando, non dimentichiamolo mai, che noi abbiamo un precetto costituzionale che è fondamentale, che è il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione,
è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il naturale sviluppo, svolgimento delle libertà dei cittadini, e in questa dinamica la magistratura ha un suo ruolo. Procuratore, lei nel corso di questi anni ha più volte esortato i cittadini alla collaborazione, a squarciare il muro dell'omertà, a far sì che ognuno comprenda che la lotta al crimine, sia esso organizzato o comune, non può essere una missione semplicemente demandata alla magistratura e alle forze dell'ordine. Lei ritiene che da questo punto di vista le cose siano cambiate, stiano per cambiare, o da quando lei è arrivato e nonostante abbia reiteratamente inviato questo messaggio alla comunità, ancora la comunità non risponde? Le cose, in termini assolutamente sintetici, stanno peggiorando. La situazione generale, vista dal mio punto di vista, quindi è un'analisi di tipo parziale, in base alle indagini che facciamo, la situazione si evolve in termini assolutamente, assolutamente negativi. Io quando vado nelle scuole dico sempre una cosa, dico, Fabrizio De André molto tempo fa in una canzone dedicata al maggio francese fa dire al suo protagonista della canzone, rivolgendosi alla gente, dice questo, anche se voi vi ritenete assolti siete per sempre coinvolti. Il problema qual è? Che è sempre più diffuso l'idea che il problema della legalità sia un problema non della gente. Ognuno pensa a tirarsi fuori rispetto a questo tipo di problema. Faccio un parallelo, pigliatelo sempre però in termini di beneficio di inventario, nel senso che sto parlando di una situazione che è completamente diversa. Quando durante la Seconda Guerra Mondiale cominciarono le persecuzioni nei confronti degli ebrei, la reazione del gruppo sociale ebreo in Germania fu all'inizio molto tollerante, nel senso che la gente cominciò a dire: sì, io non posso più fare il medico nell'istituzione pubblica, però posso farlo nella istituzione privata. Sì, io non posso più vendere le mie merci agli ariani, però posso continuare a fare il commerciante. Quando ci fu poi un'altra stretta di vite, si disse: sì, è vero, però la mia vita è salva, non c'entra niente. Ma a me pare che, e qui veramente è il pessimismo della situazione, che la gente ragiona in questi termini: sì, è vero, questi qua ci stanno tarpando il futuro, ci hanno messo nella miseria, però guardiamo anche il fatto che, ad esempio, la macchina non me la ruba nessuno, o guardiamo il fatto che alla fin fine io tanto male non sto. Cioè c'è un progressivo rinunciare ai propri diritti a favore di un quieto vivere, di una situazione che è caratterizzata da un'asticella, l'asticella dei diritti, che ogni giorno si abbassa sempre di più. Ogni giorno facciamo una rinuncia, ogni giorno facciamo una rinuncia. Perché l'alternativa qual è? L'alternativa è fare una scelta di tipo culturale, basta. Però procuratore, alcuni decidono magari di denunciare e succede che i testimoni di giustizia talvolta lamentano uno scarso sostegno, certamente non da parte dei magistrati che manifestano tanto nelle aule, a volte anche fuori dalle aule, grande solidarietà e grande comprensione, però altre istituzioni magari ignorano quel grido di dolore che parte appunto da coloro i quali sono vittime di reati e magari trovano il coraggio di denunciare. Il sistema forse dovrebbe cambiare da questo punto di vista. Guardi, ogni testimone di giustizia ha una storia a sé, ha una sua vita, ha un suo percorso, per cui fare una valutazione rispetto a queste situazioni di tipo generale è fuorviante, non serve. Qual è il problema? Il problema di fondo è che noi non dovremmo avere il singolo testimone di giustizia, noi dovremmo avere un blocco di persone
Le racconto un esempio che risale, ahimè, ad un passato molto, molto passato del mio lavoro. Negli anni Ottanta la cittadina di Paola era di fatto controllata dal clan Serpa, non il clan Serpa di adesso, come c'è adesso. Io parlo di quello degli anni Ottanta. Quindi pre-guerra di mafia. No, per Cosenza eravamo già in periodo di guerra di mafia. Allora, questo clan aveva di fatto, si era impossessato della cittadina di Paola. Tant'è vero che addirittura pure i medici, quando andavano a parcheggiare la macchina, dovevano pagare il pizzo. Tutti pagavano il pizzo. Nell'ambito dell'indagine che fu portata avanti all'epoca, non c'era DDA, non c'era antimafia, non c'era proprio niente di niente di niente, fu fatto da un commissario di PS vecchio stampo, non c'erano le intercettazioni telefoniche, fu fatto un ragionamento molto semplice: venite e denunciate tutti. Ricordo, perché questo è stato il primo maxi processo fatto nel distretto di Catanzaro alla criminalità organizzata, c'erano omicidi, estorsioni, eccetera. Io non ero nemmeno pubblico ministero, ero giudice, quindi ho scritto la sentenza in corte d'assise. Avevamo 450 parti offese di estorsione. Di fronte a 450 parti offese di estorsione non c'è nessuna possibilità di ritorsione, significa che tutto il paese si è rivoltato contro il clan, significa una scelta di tipo culturale, tanto è vero che cominciò la decadenza di questo gruppo mafioso, che perse sempre più importanza, e adesso, oggi, dopo tante vicende, possiamo dire che non esiste più. Procuratore, lei è a capo di un ufficio requirente in una realtà, in un circondario che diventa quasi metafora dei problemi che vivono le realtà del Mezzogiorno, e si è contraddistinto in questi anni anche per aver lanciato dei messaggi forti. Uno dei messaggi forti che ha lanciato è: io credo in una chiesa militante contro il crimine organizzato. E queste furono parole che quasi anticiparono quello che sarebbe accaduto qualche mese dopo, quando addirittura, forse per la prima volta in Italia, un ufficio territoriale del governo, tra virgolette, commissariò addirittura le processioni religiose. Il ruolo della Chiesa oggi in Calabria è in particolare rapportato al futuro che abbiamo davanti. La storia della Chiesa calabrese è una storia di luce ed ombra, quanto al contrasto al crimine organizzato, come la storia della magistratura, come la storia di tante istituzioni, eccetera. Io ricordo in tutta la storia di Polsi, il famoso sacerdote della Piana di Gioia Tauro, una storia anche di contiguità, che affonda poi le sue radici nella subcultura criminale. Non è solo un fatto simbolico il dato che sul comodino del mafioso ci stanno i testi sacri, ma vi è una interazione negativa che è espressione poi di tutto uno sviluppo nel corso del tempo, su cui sono state scritte tante parole, e quindi magari i nostri telespettatori saranno così bravi da pigliarsi un po' di letteratura anche meridionale sul punto che l'ha descritta. Oggi vale lo stesso discorso di prima: non ci si può chiamare fuori, non si può assumere un atteggiamento di tipo io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Qui c'è un problema che sta distruggendo, è una cancrena che ormai si sta diffondendo a livello di metastasi su tutto il territorio nazionale, e andiamo a discutere se le 'ndrine esistono o non esistono, se i comportamenti rigidamente 'ndranghetistici sono o meno censurabili. Io penso che le parole di Papa Francesco siano trancianti, siano in termini di scelta forte significa che non giro la testa dall'altra parte.
Io vedo, io mi rendo conto, io so. Per cui la scelta che la Chiesa sta facendo con i suoi sacerdoti è una scelta, secondo me importante. E paradossalmente noi dobbiamo chiedere soltanto che quello che ha detto Papa Francesco venga seguito dai suoi collaboratori. Trovi riscontro. Procuratore, parliamo di economia. Veniamo da una fase di crisi profonda del sistema, una congiuntura terribile, probabilmente la Calabria c'era già abituata, insomma, quindi forse qui la crisi è arrivata un po' prima, si è sentita insomma, in maniera relativa rispetto ad alcune realtà del nord. Quali riflessi ha avuto in una realtà, dicevamo, quella vibonese, che diventa metafora, ecco, di una realtà complessa che è quella calabrese, e secondo lei quali prospettive si parano di fronte ai calabresi in tema di sviluppo, di crescita, magari come dire, sganciati da determinate logiche che non siano semplicemente quelle del crimine organizzato? Fortunatamente non deve essere un procuratore della Repubblica ad occuparsi di queste cose, però da cittadino l'auspicio è che le cose migliorino. Vedendo in giro, io ho visto soltanto una situazione che si va deteriorando sempre di più. Penso, dal mio punto di vista, che vadano affrontati due snodi fondamentali. Se noi non risolviamo, non affrontiamo, non ridimensioniamo il problema della criminalità organizzata e quello delle opacità all'interno delle pubbliche amministrazioni, non riusciremo a liberare energie virtuose per riprendere un percorso che sia anche benefico dal punto di vista economico per il gruppo sociale. Ma queste cose non le dico io, fortunatamente le dice il Presidente del Consiglio dei Ministri, lo dicono molti esponenti delle forze politiche istituzionali. Quello che noi vediamo in concreto qui è che la interruzione dei flussi e dei trasferimenti dal centro alla periferia sta aggravando con effetti moltiplicatori i problemi che vive la realtà vibonese, che è quella che conosco, quella calabrese in generale. Diceva 'ndrangheta, opacità all'interno delle istituzioni. Parliamo dell'opacità all'interno nell'imprenditoria. Si è ritrovato, insomma, il suo ufficio a richiedere o ottenere arresti, tanti arresti per reati di natura fallimentare, per altre tipologie di reati connessi, come dire, all'esercizio appunto dell'attività imprenditoriale. La situazione anche in questo caso va via via peggiorando, o forse le iniziative che la magistratura ha intrapreso sono state così esemplari da creare un nuovo percorso? Ma guardi, io non credo, non ho mai creduto all'indagine come esempio e come monito. Questo poi è una cosa che gliela volete dare voi, media, o gliela volete dare il gruppo sociale. Io penso soltanto che noi dobbiamo perseguire fatti reato, poi analizzando i fatti reato noi possiamo arrivare anche a delle valutazioni. Quali sono le valutazioni? Qui a Vibo Valentia c'è tanta gente per bene, c'è tanta gente onesta, ci sono tantissimi imprenditori onesti e corretti, i quali non denunziano. Sono quelli che stanno sulla riva a vedere come diceva Hegel, il fiume limaccioso, che è appunto la storia, no? La storia non è un fatto positivo, si porta appresso alberi, detriti e tutto il resto. Il dato di fatto qual è? È che nel momento in cui la impresa, non la impresa mafiosa, la impresa illegale, che si muove contro legge, partendo dal presupposto che si può fare impresa soltanto violando la legge, questa impresa prende possesso del territorio, diventa un elemento di perturbazione del mercato. Se io non pago le tasse, se io non pago i contributi ai miei dipendenti, se io regolo il rapporto con i miei dipendenti in nero, o rispetto al mio concorrente che invece tutte queste cose le fa perché è una persona per bene, ho un vantaggio economico
che fa sì che butto lui fuori dal mercato. La indagine penale serve ad individuare un reato, ma ha anche l'effetto di riequilibrare questo tipo di situazione. Io vi dico una cosa, noi abbiamo in questo momento, presso la Procura di Vibo Valentia, migliaia e migliaia di segnalazioni dell'INPS per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali. È soltanto l'imprenditore in difficoltà che non ce la fa? È un malcostume diffuso. Da notare, queste omissioni diventano poi un costo per la collettività, nel senso che poi dovrà essere la contribuzione generale, cioè noi che paghiamo le tasse, a far recuperare la posizione di questi lavoratori sfortunati. Mi segnala l'Agenzia delle Entrate che qui per ogni euro di tasse pagate ce n'è uno evaso. Ed è intollerabile, perché è evidente che nessuna istituzione può funzionare quando c'è una fiscalità di questo genere. A nessuno piace pagare le tasse, però le conseguenze sono queste. Ecco, quindi il discorso dell'imprenditoria. L'imprenditoria non cresce perché cerca scorciatoie, consente che alcuni pratichino delle scorciatoie di illegalità che alla fine non si traducono in una maggior ricchezza. Si arricchisce il singolo, mentre il resto del gruppo non si arricchisce. Lo vediamo, è una società più povera, o no? Procuratore, ultima domanda. C'è speranza? Noi lavoriamo perché abbiamo una speranza, abbiamo un disegno. Ognuno di noi ha una sua storia personale, caratterizzata dalle esperienze, dalle persone che ha conosciuto, con cui ha interagito e tutto il resto. Io dico questo, prendetevi le lettere che hanno scritto i giovanissimi partigiani ai loro familiari prima di andare davanti a un plotone di esecuzione. Erano ragazzi di 18-19 anni, noi i nostri figli di quest'età li consideriamo dei bambini, quasi delle persone non in grado nemmeno di soddisfare le loro cose elementari. Quelli a 18-19 anni sono andati a fare una guerra con degli ideali forti. Leggetevi, rileggetevi quelle bellissime cose che loro scrivevano. Io penso che hanno avuto speranza loro e abbiamo l'obbligo di averla anche noi. Grazie al procuratore Mario Spagnolo, procuratore capo di Vibo Valentia, per questo appuntamento del nostro rotocalco è tutto, buon proseguimento di giornata con i programmi di LACI. Grazie.